Bella, regà, cosa sta succedendo? Io non comprendo. Ci sono troppe cose che non comprendo quest'oggi, ragazzi. Continuiamo a guardare e poi ne parliamo. Allora, raga, da quello che stiamo guardando, a quanto pare sembra un ipotetico GTA 6, un leak che è straforato, uscito, rubato, non lo sappiamo ancora con certezza, ma ragazzi, le coincidenze di questo gioco sono veramente tante, le ambientazioni, lo stile, che è proprio quello. Ma a me, già da questa prima clip, mi ricorda tanto un qualcosa che già esiste e già ci giocano, ragazzi. Nessuno l'ha detto, ma a me è venuta questa sensazione. Adesso continuiamo con il video e intanto ci facciamo due chiacchiere, ragazzi. Regà, come potete vedere, la situazione è veramente particolare. Sembrano che stiano testando le funzioni, l'intelligenza artificiale dei singoli personaggi, raga. Le voci, i discorsi, il movimento è fluido, raga. L'ho sentito anche da tanti altri youtuber, ma grazie alla ciolla che è fluido, non c'ha di texture ancora sto gioco. Quindi è normale che gira così bene. Ma voi non notate una cosa, perché io l'ho dovuta coprire, perché siccome, ragazzi, non sappiamo se effettivamente queste immagini sono veramente di Rockstar o no, e quindi prendermi una violazione per il copyright da Rockstar, sinceramente anche no. Quindi, raga, quello che io volevo farvi capire e vedere, se riesco a fare uno screen, una foto e mettervela nel video, lo farò. Anzi, lo faccio. Come potete vedere, ragazzi, questa clip, come tante altre clip, sono state girate con una 1080, ok? Parlo di schede video, e con 2080, ragazzi. Ma c'è qualcosa che non torna, secondo me, perché dicono voci, si vocifera, ragazzi, che questa clip è stata fatta circa 5 anni fa, barra 6, ma la 2080 non era ancora uscita, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. O le clip sono state fatte dopo, oppure c'è qualcosa che non va. Ma ragazzi, quello che andremo a vedere è fuori dal normale. Codici di gioco, programmi per produrre, ragazzi. Quindi, o qualcuno ha i coglioni quadrati e veramente è riuscito a copiare GTA, oppure, ragazzi, sono riusciti da determinati file, tipo questi che sono sbucati fuori, ricostruire, secondo me, un GTA roleplay. Perché se noi controlliamo bene, guardiamo le animazioni dei giocatori, adesso continuando il video vedrete, è tutto già presente su GTA roleplay. Le animazioni di come prende le persone in braccio e di tante altre cose. Continuiamo, regà. Qua, come potete vedere, sembra che testa i movimenti, ragazzi, la terza persona. Come vedete, ci sono anche delle frecce che servono proprio a fare il gioco, sono programmi apposta, ragazzi. Come vedete, in alto a destra ci sono cose scritte, codici. Non ha senso tutta sta roba. Sembra che GTA poi sia anche costretta a rifar tutto, perché no, è uno spoiler, ragazzi. Oppure questa roba esisteva già e non è GTA 6. È una cosa un po' particolare, regà. Come potete vedere, qua c'è un'ipotetica mappa sulla schermata di sinistra, che io ho fatto il riflesso, ragazzi, quindi la vedete a destra. Comunque, sulla schermata c'è la Play 4
c'è qualcosa che non va, come se questo gioco già girasse su console. Cioè, è strano, strano, strano. Guardate quest'altra clip, ragazzi. Tutti i seriali, il codice, il gioco scritto, ragazzi, roba che se uno si mette lì e si ci impegna, riesce a ricostruirlo. Poi un'altra cosa volevo farvi notare. Secondo me, hanno fermato Red Dead, sì, ma Red Dead è stato riciclato, ragazzi. È stato riciclato per fare GTA 6. Guardate la spalla, come potete vedere c'ha un'arma secondaria sulle spalle. Vuol dire che ci toglierà la ruota delle armi come è sempre stata, che potremmo avere come su Red Dead solo un paio di armi, una in mano e una sulle spalle e intercambiarle, ragazzi. Non lo sappiamo, ma la cosa non finisce qua, guardate. Qua, ragazzi, siamo di nuovo con la tizia di prima, che non vi ho ancora spiegato, perché in teoria, ragazzi, GTA 6, questo ipotetico GTA 6 che dovrebbe essere strutturato a Miami, dovrebbe rappresentare un po' la parodia, tra virgolette, chiamiamola così, di Bonnie e Clyde, ragazzi, sembra effettivamente essere vera, perché i protagonisti, ragazzi, di queste clip sono sempre due, un maschio e una femmina, raga. Questo è il maschio, mentre ragazzi stanno strutturando i movimenti del personaggio fuori dal veicolo. Quindi in teoria in GTA 6, se effettivamente sarà veramente GTA 6, ragazzi, i movimenti fuori dal veicolo potrebbero essere questi. Raga, qua invece partiamo con dei pensieri un po' più sul fondato, mettiamola così, un po' che potrebbero essere reali effettivamente. Se qualcuno tenta di copiare, fare un gioco per fare visualizzazioni, leak, ragazzi, ok? Non si sbatterebbero a creare delle automazioni di per esempio, avete presente quando iniziamo un colpo e c'è il video? Ok? E ci sono dei passaggi guidati che già fa il nostro personaggio. Quindi, raga, guardate questa clip e ditemi cosa ne pensate. Raga, a sto punto, quel tizio che starà dietro quello schermo, ok? Sembra che stia testando e facendo delle cose guidate. Come vi dicevo, scusatemi i termini, ragazzi, ma io non sono un produttore, quindi non mi scassate la Però come Waller. state guardando, c'è questa scena che si ripete. A questo punto tocchigna qualcosa lì, ragazzi, vedete? Sta tocchignando qualcosa, risistema e riparte la clip. Quindi, regà, io non so cosa pensare. Ma adesso vi voglio presentare i miei dubbi. Come ben sapete, ragazzi, per chi gioca GTA RP, roleplay preciso, vita reale, su PC, determinate cose già si possono fare. Per esempio, si può strisciare per terra, possiamo rianimare le persone, possiamo prenderle in spalla. E guardate questa clip, che essendo vecchia, di circa 5 anni, come dicono, e il gioco roleplay è uscito un po' dopo. Ditemi cosa ne pensate. Non vi sembra familiare? Non vi sembra familiare sta animazione, ragazzi? Parliamoci chiaro, ovviamente su GTA Roleplay non è fatta così bene. Ma non vi sembra familiare? E invece, regà, queste foto non vi sembrano familiari? Regà, è Red Dead. Questo è Red Dead. Palese che hanno preso qualcosa da Red Dead. Assolutamente c'è qualcosa che non quadra. E niente, iniziamo invece a guardare un pochettino gli interni di questo ipotetico GTA 6, ragazzi, che vi ricordo, se veramente fosse GTA 6, e ciò vuol dire che stanno lavorando sul gioco già da 5 anni, Rockstar
ha fatto una figura di merda con l'uscita di questi spoiler. Continuiamo. Cosa ne pensate, regà? A me sembra tutto molto uguale al 5 qua. Sarà fatto un po' meglio, la struttura del gioco si vede che è un po' migliore, mancano le texture, non è maxato, non è tutto full, sicuramente ci sarà qualcosa ancora da fare. Come ripeto, come faccio notare di nuovo, c'è la ragazza e il ragazzo, continuamente sono loro, quindi i protagonisti di questa storia potrebbero veramente essere loro. L'ambientazione potrebbe essere quella, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate di queste clip. Qua ragazzi, niente, si spiega tutto da solo. Come potete vedere, lui va, prova a fare il salto, non gli piace perché si pianta e torna indietro. Ragazzi, qua proprio effettivamente sembra che stiano testando le rampe, come devono posizionare le cose in modo tale che si possa saltare. Questa, raga, personalmente è una clip che io non ho capito proprio. Il poliziotto spara e la tizia si piglia i colpi. O è una sorta di poligono, o potremmo fare la parte dei poliziotti, oppure stanno semplicemente testando delle traiettorie. Cosa ne pensate voi? Per l'appunto, come spiegavo, vedete che c'è il poliziotto che spara, ci sono le frecce, ragazzi, ci sono tutti i soliti codici di gioco, come vedete in alto a destra, e a sinistra c'è questa sorta di mod menu, chiamiamolo così. Ragazzi, siamo nel nulla perché non vedete che in giro non c'è proprio niente, ci sono cerchi, cubi, cose, sembra che stiano testando appunto i movimenti, le animazioni dei personaggi e tutto il resto. Questa è la clip che ho voluto lasciare per ultima, regà, perché se mi volete bene e vi sto simpatico, vi siete guardati il video fino a questo punto, ve la meritate e vi meritate anche le mie spiegazioni e il mio divertimento. Bella, regà. Comunque, a parte gli scherzi, facciamo i seri. Questa è la clip che mi ha dato più in culo, possiamo dirlo, sì. Mi ha dato più in culo perché questa animazione io l'ho vista precisa, spaccata, uguale e quale su roleplay. Guardate, a parte i codici, ragazzi, che ripeto da 2 ore, che è vergognosa la cosa, capite? Che se veramente questo fosse GTA 6 e là c'è di tutto, là c'è tutto, là c'è GTA scritto, capite che non ha senso. Quindi a questo punto cosa vi devo dire? Aspettiamo novità, vediamo come si comporterà Rockstar. Se Rockstar andrà a censurare tutti questi video, sappiamo allora che sarà veramente qualcosa di loro. E niente, ragazzi, io spero che i miei video vi piacciono. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, ragazzi, e sbada bam, raga. Al prossimo video, buona visione.